L'anniversario della canonizzazione di San Felice da Nicosia da 2 anni non è un momento banale di ricordo, ma è diventato un significativo appuntamento annuale che cade in un momento storico particolare per lo scontro politico, diplomatico e militare in atto tra Russia e Ucraina e eventi di guerra resi ancora più preoccupanti dalla minaccia dell'utilizzo di armi chimiche, biologiche e nucleari. La seconda edizione della Marcia per la Pace e l'Armonia con il Creato da Mistretta a Nicosia è promossa dall'associazione Cammino San Felice da Nicosia, presieduta da Rosalita Barbera. Si tratta di una marcia a staffetta. Dal titolo Me ne prendo cura, un altro mondo è possibile e consente ai partecipanti, attraverso il servizio di bus e navetta, di raggiungere i vari punti di aggregazione per l'effettuazione dell'intero percorso di circa 30 km da Mistretta a Nicosia, con le tappe intermedie a Sella del Contrasto e nell'area attrezzata San Martino. Nel tardo pomeriggio i numerosi partecipanti sono entrati a Nicosia da Contrada Crociate e giunti in via Vittorio Emanuele sono entrati in piazza Garibaldi, accolti dall'amministrazione comunale con in testa il sindaco Luigi Bonelli. Il balcone centrale del palazzo comunale e i cancelli dei portici della cattedrale sono stati adornati con bandiere, striscioni e colori arcobaleno, simbolo della pace. Numerose le bandiere portate al seguito e sventolate con orgoglio da tutti i partecipanti. E dopo un breve discorso di Rosalita Barbera e del sindaco Luigi Bonelli, il corteo si è recato nello spiazzo antistante la casa natale di San Felice. Nell'occasione è stato inaugurato un grandioso murales realizzato dal maestro Maurizio Cannizzo. In questa opera d'arte è rappresentato il viso di San Felice con il primo piano le mani di Dio che reggono il mondo. Il murales è stato benedetto dal padre provinciale dei frati cappuccini Luigi Saladino. Tutta la cerimonia è stata accompagnata dalla banda musicale San Felice diretta dal maestro Giuseppe Tamburello. Infine è stata celebrata una messa all'interno della casa natale di San Felice.